Ci racconti anche di quando per poco non resti ucciso nella cesta dei palloni? Rifinitura prima. Ultimo allenamento prima della trasferta a Butoni, mancavano un paio di palloni, io vado a prendere nella cesta, ma era una cesta grande, con il coperchio che si appoggiava al muro. Solo 30 io, ecco, io vado lì, con la testa vado giù, il cancello giù, boom, tipo ghigliottina. E ci si è sentito un boato? Lì si è sentito un boato dalla contentezza, il presidente a tutta velocità, Silvestrini, tac, risonanza, tutto quanto, poi e la poi notte... Ti ha portato Silvano Spaccini o Roberto Franceschini? Chi ti ha portato? Silvano Spaccini, però la notte siamo dovuti tornare perché la Sardegna aspettava. Il torello era durato 40 minuti, poi è uscito Alessia Merze con la puntura, a noi siamo andati tipo a mo' di processione a Maria perché non credevamo che ci facesse questa grazia.